Lei ha perfettamente ragione. Il provvedimento che i carabinieri del Nucleo per la tutela dell'ambiente hanno notificato il 20 giugno conferma tutto quello che vi avevo detto nella mia precedente intervista. Vale a dire, rapidissimamente, uno, che il problema della puzza ha origine dal depuratore delle acque reflue gestito dall'acquedotto pugliese. Due, che i cattivi odori derivano dal cattivo funzionamento del depuratore. Tre, che nel depuratore sono in corso i lavori di potenziamento. Quattro, che i sversamenti abusivi da parte di alcuni imprenditori dell'agroalimentare hanno acuito questo problema. Nel provvedimento di sequestro leggo che esistono in atti denunce provenienti da organi del comune di Cerignola, da ultimo dal sindaco personalmente, in cui si evidenziano le lamentele provenienti dai cittadini in ordine alle esalazioni maleodoranti. La responsabilità ovviamente non è del sindaco, ma è dei gestori dell'impianto, cioè dell'acquedotto pugliese, che però sta effettuando i lavori di potenziamento. Il giudice ha dato all'acquedotto 6 mesi per completare questi lavori, magari fosse possibile completarli in 6 mesi, io penso che andrà via qualcosa in più, ma lavori eseguiti, il problema della puzza sarà risolto. Ciò detto, chi vuole manifestare manifesti, ma perde il proprio tempo perché tutta la situazione è assolutamente chiara.